Mentre la produzione di salsa di pomodoro in Italia rischia di essere al di sotto dei 5,6 miliardi di chili previsti per il 2023, l'importazione del concentrato cinese, che costa la metà, balza a più 50%. Per Coldiretti e Filiera Italia, il nostro paese è scivolato al terzo posto come produttore mondiale, scalzato dalla Cina che fa concorrenza sleale sfruttando i lavoratori e violando i diritti umani. Le associazioni hanno sollecitato il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida perché l'UE vieti l'importazione di concentrato di pomodoro cinese.